Non dico nulla di nuovo affermando che l'Italia è un paese ricco di storia e di cultura. È qualcosa che abbiamo sotto gli occhi, che respiriamo quotidianamente intorno a noi ed è qualcosa che viene confermato e suffragato anche dai dati che vengono raccolti dall'Istat attraverso il censimento su musei e istituzioni similari statali e non statali che conduciamo annualmente dal 2011. Il patrimonio museale descritto dalla rilevazione è di circa 5.000 strutture tra musei, aree archeologiche, monumenti e complessi monumentali. Nessun altro paese europeo vanta una ricchezza museale pari a quella dell'Italia. Ed è un patrimonio diffuso su tutto il territorio nazionale che nel 2018 ha attratto complessivamente oltre 128 milioni di visitatori tra italiani e stranieri. Come possiamo vedere dall'infografica pubblicata il 21 maggio scorso, di questo importante patrimonio il 9,4%, pari a 460 strutture, è rappresentato da musei a titolarità statale, che hanno registrato circa 55 milioni di visitatori, il 42% del totale di tutti gli utenti che hanno deciso di visitare i musei italiani nel 2018. Considerate che è un'utenza media 6 volte maggiore di quella che visita siti e strutture a titolarità non statale. Del resto, tra le strutture statali sono comprese alcune delle istituzioni culturali più rilevanti a livello nazionale e mondiale. Parliamo infatti, ad esempio, del Pantheon, dell'Anfiteatro Flavio, dell'area archeologica di Pompei, del Museo di Capodimonte, del Vittoriano, e mi fermo perché l'elenco è davvero molto ricco. Se ad esempio concentriamo l'attenzione solo sulle istituzioni statali che espongono beni e collezioni, cioè i musei e le gallerie, tra le top tre statali figurano gli Uffizi e la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tre eccellenze che da sole attirano in un anno quasi 7 milioni di visitatori. Le due città con il maggior numero di strutture statali sono Roma e Firenze, rispettivamente con 42 e 23 tra musei, monumenti e aree archeologiche, ma oltre a queste due città di arte e cultura internazionalmente note, l'Italia dimostra di avere tanti centri culturali con importanti siti. Infatti, tra i primi 10 comuni con il maggior numero di istituti figurano Napoli, Bacoli, Parma, Ravenna, Siena, Trieste, Venezia e Arezzo. Tanti centri di piccola o media grandezza collocati tra nord e sud. Questo patrimonio condiviso di bellezza e di arte ha subito però una battuta di arresto nel periodo di lockdown. La disponibilità di dati mensili sugli ingressi e gli incassi registrati nelle strutture statali negli ultimi 10 anni, fornita dall'Ufficio di Statistica del Ministero per i Beni Culturali, ha reso possibile prospettare quale sarebbe stato l'afflusso alle strutture statali qualora non fosse intervenuta la crisi scatenata dalla pandemia. Dal 2010 e fino al 2019 i musei statali avevano visto un incremento della platea dei visitatori di 1,7 milioni in più in media ogni anno. La pandemia però ha arrestato improvvisamente questa tendenza. Basandoci sulla serie storica dei dati, abbiamo stimato che per il 2020, in assenza di Covid, si sarebbe potuto realizzare un incremento di visitatori rispetto al 2019 dell'8,1% e un aumento degli introiti lordi del 12,8%. A seguito però della chiusura al pubblico necessaria per il contenimento del contagio, si è stimato invece che per i soli mesi di marzo, aprile e maggio di quest'anno, il numero di mancati ingressi alle strutture statali sia stato pari a circa 19 milioni di persone, con una perdita in termini di mancati incassi di circa 78 milioni di euro. Per concludere, possiamo quindi affermare che l'esperienza di lockdown ha messo in evidenza la necessità di attuare, di sviluppare modalità alternative di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico e di ripensare al contributo che, ad esempio, le tecnologie digitali come le visite e i tour virtuali potrebbero fornire per porre rimedio alla chiusura fisica delle strutture museali. Grazie a tutti e a tutte per l'attenzione.